Il 14 dicembre Paolo Nespoli è tornato sulla Terra e tra i tanti contributi per tecnologia e scienza dati dalla missione Vita c'è anche il primato alimentare di Astro Paolo, primo italiano a mangiare insalata fresca in orbita. Lo ha raccontato lui stesso a fine ottobre, pubblicando sul suo profilo Facebook la foto dell'equipaggio attorniato da foglie di insalata fluttuanti nella Stazione Spaziale Internazionale, raccolte poco prima dal collega Gioia Cabba. Una semplice foglia di insalata basta a ravvivare il nostro senso del gusto e rinfrescare le nostre radici terrestri, scriveva Nespoli, sottolineando l'importanza anche psicologica di gustare cibo fresco. Ma da dove arrivava quell'insalata? Sono 11 anni ormai che sulla Stazione Spaziale Internazionale vengono condotti esperimenti legati alla coltivazione di ortaggi. La presenza di un vero e proprio orto extraterrestre è importante soprattutto guardando al futuro, quando sarà necessario coltivare piante nello spazio per nutrirsi e avere ossigeno durante missioni di lunga durata e magari per impiantare coltivazioni anche su altri pianeti. Se la Stazione Spaziale Internazionale progredisce nelle conoscenze in questo campo, la Terra non sta a guardare e lavora su prototipi di orti marziani. Grazie a una collaborazione tra Agenzia Spaziale Italiana, Enea e Università di Milano, le tecniche per gli orti spaziali del futuro saranno affinate in Oman, nell'ambito del progetto Ortex Prime all'interno della missione internazionale Amadi 18. Per 4 settimane, nel paese della penisola arabica, 5 astronauti saranno impegnati a fare i conti con cavolo rosso, radicchio e altre microverdure in un sistema di contenimento di 4 metri quadrati. La scelta è ricaduta su quegli ortaggi che non solo assicurano corretti apporti nutrizionali, ma che sono coltivabili anche fuori suolo con sistemi idroponici. Di fatto si conta su di loro per i futuri viaggi verso Marte. La sperimentazione parte il 1 febbraio nel campo base allestito in Oman, grazie all'impegno dell'Austrian Space Forum, coordinatore della missione Amadi 18, alla quale collaborano l'Organizzazione Astronomica dell'Oman ed altre organizzazioni internazionali di ricerca nel campo dell'ingegneria aerospaziale e dell'esplorazione spaziale umana. Il sito scelto per sperimentare tecniche di sopravvivenza per cavarsela su Marte è il deserto del Dhofar nel sud-ovest del paese e al confine con lo Yemen. Le sue caratteristiche estreme, infatti, lo rendono il posto adatto a simulare la vita su Marte. L'orto sarà una sorta di grande vassoio con un substrato inerte in cui le piante riceveranno luce e nutrimento a intervalli regolari. Sull'orto saranno puntate delle microcamere che permetteranno a tecnici e ricercatori del Centro Ricerche Casaccia dell'Enea di monitorare quotidianamente la produttività e i consumi dell'ecosistema del futuro.